Cari amici e radioascoltatori, vi saluto nel benedetto e santo nome di Gesù Cristo. Oggi parleremo della seconda venuta del Signore. Sono sicuro che ognuno di voi ha ascoltato in un'occasione o in un'altra una predicazione su questo grande evento imminente. Molte cose sono state dette su questo tema nel corso dei secoli. Persino nel primo secolo la gente aspettava con grande anticipo il ritorno di Gesù Cristo perché gli ha promesso di preparare un posto e poi ritornerà per accoglierci presso di sé. I tempi di persecuzione, di prigionia, di povertà, di afflizioni hanno indotto le persone a pensare che la loro redenzione si stava avvicinando. Ma cosa ci permette di credere che noi siamo arrivati al tempo della fine? Riceviamo tutti le informazioni corrette sui tempi del suo ritorno e sugli eventi che lo accompagnano? Naturalmente molti predicano sulla seconda venuta del Signore, proprio come accadde alla sua prima venuta. Scribi e farisei insegnavano in merito alla venuta del Messia. Ma il messaggio di presentazione di quel grande evento fu dato da Giovanni Battista che apparve sulla scena fuori da tutte le grandi organizzazioni di quel tempo. Una predicazione in generale sulla seconda venuta del Signore Gesù Cristo non è sufficiente. Ciò di cui abbiamo bisogno è di ricevere informazioni specifiche in quest'ora cruciale. Dopo la Prima Guerra Mondiale, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, i predicatori hanno parlato della seconda venuta di Cristo. Ma dobbiamo sapere di più, dobbiamo conoscere i vari segni e gli eventi che accompagnano quel grande evento. Prendiamo Isaia capitolo 62 versetto 6. Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. Non taceranno mai né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo. Ci sono grandi evangelisti che viaggiano attraverso i paesi e parlano di un potente risveglio che preparerà il popolo di Dio per la seconda venuta di Cristo. Tuttavia possono girare le spalle e negare le grandi cose che il Signore ha fatto inviando la sua sentinella a proclamare il suo messaggio per preparare un popolo al Signore. Siamo grati per le cose che il Signore ha fatto, ma dobbiamo essere informati in dettaglio sulle cose che precedono il grande evento del ritorno del Signore. Dio ha posto delle sentinelle sulle mura di Gerusalemme. Loro devono annunciare tutto ciò che vedono e sentono sono al servizio giorno e notte e devono menzionare le cose che il Signore ha da dire. In Isaia capitolo 21 versetto 6 leggiamo, poiché così mi ha parlato il Signore, va, metti una sentinella, che essa annunci quanto vedrà. Il Signore non si è indirizzato a un'organizzazione o denominazione, egli stesso ha ordinato una sentinella che vede il piano di Dio tramite rivelazione divina. Egli parla tramite ispirazione divina e annuncia tutto il consiglio di Dio. Nel versetto 11 viene posta la domanda, sentinella, a che punto è la notte, sentinella? A che punto è la notte? Tutti in qualche modo trovano la strada durante il giorno. Ma quando arriva la notte e scende l'oscurità, abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di essere guidati, abbiamo bisogno di informazioni dall'Iddio potente. Le scritture parlano del giorno di salvezza. Ci parlano del tempo della sera, di quel giorno, e parlano anche della mezzanotte che verrà. Tutti i credenti della Bibbia comprendono che siamo arrivati al tempo della sera, del giorno della grazia per i gentili. Una fitta oscurità avvolge le nazioni. Ora sorge la domanda, quali promessi ha fatto Dio per il tempo della sera? Noi dobbiamo chiedere di nuovo, sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, qual è il messaggio per quest'ora? Sentinella, che ne è della notte che sta arrivando? Noi non viviamo nei tempi passati. Ma viviamo adesso, in quest'ora avanzata. Quale promessa viene data alla Chiesa del Dio vivente? Se notate, la parola sentinella è al singolare. Prima di un grande evento, Dio ha sempre dato informazioni speciali al suo popolo, inviando uno dei suoi profeti che l'avrebbe proclamato come suo portavoce, come sentinella, che deve annunciare tutto ciò che vede. Se viviamo adesso al tempo della sera, dobbiamo sapere cosa promette la scrittura per questo tempo. In Zaccaria capitolo 14 versetto 6 la Bibbia parla di un giorno che non è né chiaro né scuro. Questo periodo delle sette epoche della Chiesa, il giorno della grazia, non sarà né chiaro né scuro, ma piuttosto un giorno nebbioso. Le persone troveranno la via e non cammineranno nelle tenebre complessivamente. Ma allo stesso tempo in questo giorno non c'era la luce mattutina dell'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento. Ma la parola di Dio ci dà una promessa completamente contraria al corso naturale della giornata. Normalmente la sera fa buio, ma la Bibbia dice che la luce del mattino riapparirà dopo la fine della giornata nebbiosa, al tempo della sera. Leggiamo questo in Zaccaria capitolo 14 versetto 7. Sarà un giorno unico, conosciuto dal Signore. Non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. È qualcosa di straordinario e non è mai successo prima. Di solito la luce arriva al mattino e indipendentemente da come sia il giorno, la sera deve fare buio. La notte arriva e poi di nuovo la mattina. Ma qui abbiamo la promessa della santa parola di Dio qualcosa che è contro il corso naturale delle cose. Verso sera ci sarà luce, la stessa luce, lo stesso sole che è sorto la mattina del giorno della grazia, è apparso al tempo della sera, con la stessa potenza, la stessa luce viene diffusa sulla santa parola di Dio negli ultimi giorni come era nella Chiesa primitiva. Questa generazione ha visto gli stessi insegnamenti biblici, la stessa manifestazione dello Spirito Santo. In Isaia capitolo 60, versetti 1 e 2 leggiamo, sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, il Re allo splendore della tua aurora. La Bibbia ci dice che ci sono due cose contemporaneamente. L'oscurità avvolge il mondo incredulo, ma la luce della parola rivelata di Dio brilla sui veri credenti in quest'ora. Se notate, una speciale visitazione dell'Iddio Onnipotente ha avuto luogo all'inizio e accade pure alla fine, secondo la parola di Dio. Gesù Cristo è il primo e l'ultimo. Egli non è in mezzo, ma è l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Come egli era all'inizio, così deve essere alla fine. Noi siamo arrivati al tempo della sera e possiamo di nuovo porre la domanda. Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? Prima di poter chiedere alla sentinella quale messaggio proviene dall'Iddio Onnipotente, dobbiamo renderci conto chi è la sentinella. Non dobbiamo aspettare fino a che venga la mezzanotte, ma dobbiamo prepararci. Ed è per questo che dobbiamo sapere cosa precede quel momento. Se manchiamo la visitazione di Dio al tempo della sera del giorno della grazia, possiamo essere certi che a mezzanotte le nostre lampade si spegneranno. Dobbiamo essere collegati alla vera rivelazione dello Spirito Santo che ci guida in tutta la verità. Non è sufficiente parlare dello Spirito Santo e della parola di Dio. Ma è altrettanto importante conoscere il tempo e le cose che precedono la seconda venuta di Cristo. Sentiamo molti predicatori che si riferiscono a Matteo capitolo 25 in merito alle dieci vergini, ma sembra che passino accanto alla promessa data per il tempo della sera. Sappiamo che a mezzanotte si odia un grido. Ecco lo sposo, uscite gli incontro. Ma prima che lo Spirito e la sposa possano dire Vieni Signore Gesù, dobbiamo essere collegati con le cose che il Signore fa al tempo della sera. Io non sono il giudice, Dio conosce il mio cuore, ma saremo scacciati come vergini stolte proprio a mezzanotte quando verrà lo sposo. Se non riceviamo la luce della rivelazione di Dio recata dalla parola rivelata per questo tempo, miei cari fratelli, non desidero esaltare nessun uomo, ma non possiamo passare accanto agli antichi profeti, ai grandi apostoli o agli altri uomini di Dio, se non ci riferiamo a nessuno dei tempi passati. Mi rendo conto che nessun profeta, nessun apostolo è la via, la verità e la vita. La Bibbia attribuisce queste qualità soltanto al Signore Gesù Cristo. Egli è l'autore della vita. Ma come nell'Antico Testamento, così il Signore ha mandato i suoi messaggeri anche nel Nuovo Testamento. Li ha mandati come sentinelle sulle mura per vedere tutto ciò che il Signore doveva rivelare e per parlare attraverso la parola dell'Iddio onipotente Senza esitazione posso dire davanti all'Iddio onipotente che egli ha rivendicato il suo servitore profeta William Branham come veggente, come sentinella di questa generazione, che ha osservato da vicino e ha visto eventi futuri prima che accadessero. Egli è stato l'uomo utilizzato da Dio per mostrare i versetti profetici e la parola promessa per quest'ora. Egli è stato il primo che ho sentito parlare di Zaccaria capitolo 14 versetti 6 e 7, indicando che siamo arrivati al tempo della sera, quando la stessa luce... La stessa potenza e lo stesso Spirito di Dio si manifestano nella Chiesa come era all'inizio. Questa è la vera restaurazione che deve aver luogo prima che il Signore Gesù Cristo possa ritornare. Cari amici, lasciate che vi avverta con Primo Tessalonicesi, capitolo 5, che non siate trovati nell'oscurità. Che quel giorno potrebbe cogliervi come un ladro. Preghiamo. Padre Celeste, ti siamo molto riconoscenti per il grande parallelo nella Bibbia. Così appropriato per il nostro tempo. Quando tutto l'Egitto era nelle tenebre, c'era luce nei luoghi in cui vivevano gli Israeliti. Oddio, L'oscurità avvolge le nazioni, ma c'è luce nei luoghi in cui vivono i redenti. Ti ringrazio per la grande luce che hai inviato. Per favore apri gli occhi dei nostri ascoltatori in modo che possano vedere. Ti prego nel nome santo di Gesù. Amen. Why God's wondrous grace?